Salve a tutti ragazzi, io sono Bolt Player e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono su Minecraft insieme al mio amico Anonimo. Oggi continueremo la challenge che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, dove non dobbiamo morire, eccetera, eccetera. Le regole le trovate nel primo episodio. Ok, oggi dovremmo scavare, cacciare, togliere gli alberi lì fuori, trovare il carbone, il ferro, eccetera. Ah, e dobbiamo anche fare le porte di ferro, visto che questa è una modalità difficile. Anche perché i mob, più che altro i zombie, possono distruggere le porte. E dovremmo farci anche dei picconi di ferro. E un orologio, almeno possiamo vedere se è notte. Sì, abbiamo scavato un po'. Abbiamo fatto anche un'altra entrata. Ah, stavo dicendo, che cos'è sta cosa nera? Eri tu attraverso la porta. Pensavo era un mob. Vabbè, sì, possiamo scavare. Anche perché dobbiamo trovare il ferro per fare la porta di ferro. E le piccozze. Secondo te è meglio fare due gallerie o una sola? Ah, ok, allora ti aiuto a scavare. Solo che abbiamo poche torce. Come ho detto prima, dovremmo trovare anche il carbone. Vabbè, questo è un lavoro veramente brutto. Ah, me l'hai dato, ok. Non è che sia molto, però. Dov'è la crafting table? Non la trovo più. Ah, eccola. Lo so. Devo farmi anche le stecche. Vabbè, credo che 20 possono bastare di torce. Anche perché dobbiamo tenerci un po' di carbone per cuocere il cibo. Lo metto qui dentro. Ah, sento degli animali lì fuori. Magari vado a prendere un po' di cibo, perché non si sa mai. Ehi, ci sono dei lama! E c'è anche un villico invisibile. Il mercante, ecco, non mi veniva il nome. Sì, è giorno. Ok, c'è abbastanza cibo qui fuori. Che intendi fare con il mercante? Magari lo possiamo catturare. E ce lo possiamo tenere. Anche perché potrebbe avere qualcosa di buono da scambiare. Solo che per il momento è invisibile. Che puoi catturare è un po' una parola forte, ma in Minecraft tutto è concesso. Beh, non proprio inutili. Oh, c'è un creeper, meglio che me ne vado. Non ci tengo a morire già nel secondo episodio. Vabbè, è intrappolato nell'acqua, quindi non credo ci farà qualcosa. Vabbè, a questo punto io provo a togliere gli alberi. Ah, mannaggia, mi sono dimenticato di darti le torce. Sì, appunto, nell'acqua... Cioè, il danno lo fa, però... Non è proprio forte il danno. Se sta nell'acqua. Poi si riesce a scappare. Ok, c'è un pollo. Vieni, vieni. Ok, benissimo. Wow. Ah, sì. Mi ricordo di questo posto. Avevamo preso i fiori. Qui c'è anche un pollo nascosto. Ok, benissimo. Sì, sì, ora te lo porto. In realtà ti devo portare anche un po' di torce. Le ho fatte, non te le ho date un po'. Ok, sto arrivando. Mannaggia. Quanto legno ti devo dare? Vabbè, a sto punto te lo do tutto, dai. Ti do anche 10 di torce. Ah, è tanto, non ne ho molto. Aspetta, ma cosa vuoi? Ti do direttamente le assi o... Proprio il legno, il tronco. Di assi allora non ne ho molte. Ora vado a fare le assi, aspetta. Vai, vai, vai. Vabbè, così riesco a farne un bel po'. No, vabbè, le ho fatte le assi, dai.
Ecco, ne ho fatte 55, non so se sono troppe, però dai, usane quante ne vuoi. Io vado a continuare a togliere gli alberi. Comunque dovremmo decidere cosa fare con il mercante. Anche perché secondo me tra poco se ne va. Penso che stia diventando buio. Ah no. Cioè in realtà sì. Mi sa che sta tramontando il sole. Dovrei farmi un'ascia per fare più in fretta. Ah no, ce l'ho l'ascia. Ok. Stavo togliendo gli alberi senza ascia. Effettivamente così vado pure più veloce. Ok. Dovremmo anche piantare le canne da zucchero in realtà. Appena le troviamo dovremo farlo. Anche perché qui c'è già anche un po' di sabbia. E le coltivazioni, ecco. Vabbè, tanto le foglie non le tolgo, tanto si toglieranno da sole. Tu hai trovato del ferro per caso? Ah, benissimo. Ok, sto tornando. Perché? Che cosa è successo? Magari se riuscissi ad entrare. Ah. Ah, ok. Va bene. Ah, hai scavato anche un bel po'. Meno male. Per caso vuoi una mano? Aspetta. Beh, effettivamente in due si fa pure più in fretta. Ora mi immagino che sotto di noi c'è la lava e moriamo. Ovviamente spero che non succeda questa cosa. Qui serve la pala, mi sa. O la piccozza, non ricordo. Ah, no, bene, la piccozza. Mi stavo confondendo con un altro materiale. Ah, va bene. Mi ero sbagliato prima, non stava tramontando il sole. Però per un istante era diventato un po' buio. Non so se nel video si vedrà, però. Sarà stato qualche... Cioè, non lo so come spiegarlo, in realtà. Carbone! Ok, esperienza. Wow, ce n'è molto di carbone. Ci potrà essere utile. Solo che in questo preciso momento vorrei proprio trovare il ferro. Ferro, cosa? Ah, benissimo. Cioè, l'ho chiamato proprio, guarda. E ce n'è anche tanto. Ora sto facendo uno sbaglio, non dovrei scavare sotto. In caso c'è la lava, però dai. È meglio che mi metto così, però. Ok. Mi sa che abbiamo abbastanza ferro per fare una porta di ferro. Ah, ne ho 4, mi sa che... Un po' ne hai preso tu, mi sa. Che dici, la facciamo adesso la porta di ferro? O la facciamo più tardi? Secondo me è meglio farla adesso, anche perché se sta diventando buio potrebbero arrivare i zombie. Vabbè dai, tieni, ti passo il ferro, io intanto cuocio un po' di cibo. Ah ok, stai già stando tu qui. Ok, abbiamo abbastanza cibo. Ah, non ho cotto neanche questo la scorsa volta. Senti, forse è meglio se facciamo altre fornaci. 2 sono un po' poche. Le faccio io. Va bene, faccio una, dai. Credo che possa bastare. Vabbè. Ok, abbiamo abbastanza carbone. Quindi. Ah, va bene. Non me ne ero accorto, sinceramente.
Ah, sì, hai fatto i pulsanti? Perché se no li faccio io. Ok, questo ferro è pronto. Anche qua. Il cibo. Ora metto questo. Vabbè, sì, il cibo lo metto tutto qui dentro. Così almeno abbiamo da mangiare. Vabbè, divido tutto. Sistemo tutto anche. Vabbè, qualcosa la terrei per me in realtà. Vabbè, penso che possa bastare in realtà. Ok, benissimo. Ora il problema è questa porta, però. Ah, è sera, meglio non uscire. Ah, almeno queste porte hanno anche i fori, almeno possiamo vedere cosa succede al di là. E forse è meglio non rischiare ad uscire. Magari trovo un mob e ti uccide. Aspetta, ti aiuto. Ok, benissimo. E una cosa l'abbiamo fatta. Ora dovremo fare anche le piccozze di ferro. Al massimo ne fai solo una per risparmiare e se la tiene qualcuno di noi due. Anche perché dovremo fare anche le armature per essere più protetti. Ah, le... Quante ne hai fatte? Due e una. E perché la devo tenere proprio io? Questa è una responsabilità. Vabbè, dai, grazie. Ok, ora se troviamo l'oro sarebbe anche fantastico. Anche perché dobbiamo fare l'orologio. Almeno non c'è bisogno di uscire lì fuori. Comunque sento dei mob. Sento uno scheletro. Intendi rischiare o... Ah, sinceramente è un po' pericoloso. Però dai. Mi sa che hai trovato il carbone. Sì. Ah, ce n'è anche un bel po'. Aspetta che metto una torcia. Credo che sia qui vicino, però. Sì. Vai, io scavo da questa parte, tu scavi dall'altra. Almeno facciamo più in fretta. Ah, questo è un nuovo materiale. Non mi ricordo come si chiami. Aspetta, se l'ho preso magari posso leggere. No, non l'ho preso. Ah no, sì. Ardesia ciottolata. Ferro, bravo. Spero che lo prendo. Ah beh, lo prendi tu. Pensavo te ne eri andato per darlo a me. Ora sento di nuovo lo scheletro. Ah, hai trovato l'oro, bravo! Quanto oro serve per fare l'orologio? Anche perché io non ho mai fatto l'orologio. 4? Ah, vabbè. Aspetta, lo prendo. Ah, ma c'è altro oro qui! Ok, c'è abbastanza oro per fare l'orologio e anche per fare delle mele incantate. Hai trovato la pietra rossa? Ah, mi stai dicendo che serve la pietra rossa, pensavo l'avevi trovata. Vabbè, l'oro lo vado a mettere subito nella cassa, anche perché non voglio perderlo. Ah, ok, Anonimo, hai trovato il lapislazzuli. Ce n'è anche tanto. Ok, questo qui può servire. Più che altro per le pozioni. Anche se è utile anche come colorante, ha un bel colore. Una stanza? Stanza di cosa per le pozioni? Stanza, che ne so, per il portale? Per i portali, che ne so. Non so cosa ti frulla in quel cervello. Ah, beh, sì, può essere utile.
Ok, dopo un bel po' di scavi io e Anonimo abbiamo fatto questa stanza, per poter scavare in più direzioni. Ok, per questo video è tutto. Iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. E da Bolt Player e Anonimo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!